Con un protocollo d'intesa che vale 4 milioni di euro, il governo punta su Scampia per la diffusione dello sport nelle scuole dell'area nord della città. Il progetto, promosso dall'Istituto Carlo Levi, è stato firmato dai ministri dello sport e turismo Piero Gnudi e dell'istruzione Francesco Profumo ieri in visita a Napoli. Lo scopo è quello di avvicinare alla pratica sportiva un maggior numero di studenti, soprattutto delle scuole di periferia, ma il finanziamento servirà anche per l'organizzazione delle fasi nazionali dei giochi sportivi studenteschi e promuovere attraverso lo sport i valori di lealtà e rispetto delle regole anche nei penitenziari minorili. Lo sport è uno strumento che uno deve usare per crescere e diventare più pronto ad affrontare le sfide della vita. Questo è il primo interesse che noi abbiamo quando promuoviamo lo sport. Poi se vengono fuori dei campioni, tanto meglio. Dopo la firma del protocollo d'intesa, i due ministri hanno fatto tappa a Città della Scienza. Da qui, in occasione dell'incontro con professionisti e ricercatori che operano nel polo tecnologico di Campania Innovazione, l'appello del ministro Profumo a puntare sui giovani per favorire la crescita, incrementando la produzione di idee da trasformare in impresa. Bisogna tirare fuori dai centri di ricerca, dalle università, i progetti dei cassetti e vedere di trasformarli in idee che possano diventare impresa e su questo costruire posti di lavoro. Dalla Fondazione IDIS anche l'annuncio di un nuovo concorso per la scuola previsto dopo l'estate.